E ciao a tutti da Sonnery di Tekken, benvenuti in questo nuovo speciale sul prototipo di Alone in the Dark The New Nightmare versione Dreamcast. Oggi devo ringraziare una persona, Luca, perché se non fosse stato per lui io non potrei registrare questo speciale, in quanto è stato lui a scoprire il secondo debug menu. Quindi grazie, ricordami assolutamente che ti devo sposare e quindi oggi tratteremo esattamente di questo, ma inizieremo dopo la sigla. Ok, perfetto, scegliamo come prima cosa Carnaby, partiamo sempre con lui e come ogni video ovviamente partiamo con le cose per gradi, con le cose meno importanti, meno curiose, le cose più semplici. Quindi vi voglio andare prima di tutto ad illustrare quali sono le opzioni a nostra disposizione con questo secondo debug menu e quindi come prima cosa avremo una cosa, diciamo, abbastanza banale, che sarebbe questo. In pratica ci consente di fare un veloce salvataggio oppure ricaricare velocemente una nostra partita, così proprio alla veloce. Quindi, come potete vedere, non è niente di che, però è una cosa, è un'opzione di debug, quindi andava assolutamente fatto vedere. Mi sto spostando qui proprio per farvi vedere bene la seconda opzione. Ok, ecco, questa potete vedere è la luce della torcia normalmente e adesso vi vado ad illustrare come sarebbe con la luce più longeva, chiamiamola così. Quindi questo è con la torcia, con la luce della torcia più longeva e adesso siamo ritornati con la luce della torcia normale, longeva, farò un po' di on-off. Così che possiate capire bene la differenza, c'è molta differenza. Adesso è di nuovo normale. Vedete che alla fin fine non è che ne fa tanta di luce normalmente. Ma procediamo perché la seconda cosa è già molto più interessante, molto più importante. Avviciniamoci al punto che ci serve. Perché quello che vi sto andando a far vedere è una cosa che forse a tanti di voi lascerà senza parole. Ci siamo quasi. Qua al centro dovrebbe apparire e sparisce subito. Ebbene sì, abbiamo questa opzione di fare fuori tutti i nemici, ma proprio tutti, nessuno escluso, semplicemente così, con uno schiocco di dita. Perché questo secondo debug menu ce lo consente. Però voglio fare un po' di test insieme a voi. So che probabilmente siete curiosi di vedere che cosa succede con altre creature, con altri mostri, quindi io vi mostrerò un po' di opzioni. Qua, probabilmente vi velocizzerò la parte perché devo fare un po' di avanti e indietro, quindi non voglio annoiarvi. Selezioniamo l'arma, innanzitutto. Ci siamo. Bentornati. Adesso addio. Proprio così, senza dargli neanche la benché minima possibilità, perché noi sappiamo che è una creatura che ha dato parecchi grattacapi a tutti voi. E quindi vi ho mostrato che anche con una creatura così, con questo secondo debug menu, è veramente 2 secondi ed è sparito, è andato. Allora, per il fatto della luce più potente,
Volevo andare con voi in uno stage dove, diciamo, non si può controllare se accendere o spegnere la luce. Eccoci qua nel laboratorio dove non possiamo assolutamente comandare la luce, non possiamo accenderla e spegnerla come vogliamo, come succede in altri stage, ma con il secondo debug menu possiamo spegnere e accendere la luce di questo stage come vogliamo noi a nostro comando. Adesso ve lo faccio rivedere. Spenta. Accesa. No, è veramente pazzesco, perché sono cose che per chi è un fan veramente stupiscono e sono delle chicche che voglio assolutamente sul mio canale. Devo essere assolutamente la prima a mostrare questa cosa in assoluto. Rispegniamo le luci, facciamo partire la cutscene, che avete visto non può avvenire con la luce spenta, ma qualcosa è andato a buon fine. Questa rimarrà con la luce, la mandiamo avanti, non l'ascoltiamo, non la vediamo. E qui di nuovo la luce spenta come l'ho scelta io, come l'ho decisa io. No, veramente una cosa molto interessante che mi è piaciuta tantissimo, questa cosa di poter spegnere e accendere la luce nei vari stage come voglio io, è veramente pazzesco. Ora, però veniamo alla cosa forse più importante con Carnaby che vorrei mostrarvi. Allora, datemi un attimo che ci arrivo, Necropolis. Forse qualcuno di voi avrà già intuito, ma vediamo, vediamo un po'. Ovviamente, avviciniamoci, facciamo partire la cutscene dello scontro finale. Spero di non stare facendo spoiler, oddio. Spero di no. Prendiamo un po' le distanze così vi mostro bene cosa sto per andare a fare. Ci mettiamo qui e sparito! Come per ogni altra creatura, anche con Alan Shad si può benissimo usare questo trucchetto del secondo debug menu. Ora tocca ad Aline, bentornati, io intanto avrò fatto un casino di tagli per tornare qui, però vi devo mostrare che ovviamente se si può utilizzare con Carnaby si può utilizzare anche con lei e avremo delle differenze su quello che possiamo, su come si possono fare queste cose. Allora vediamo. Iniziamo dalla cosa più banale come abbiamo fatto anche con l'altro. Dov'è? Ok, qua. Questa è una cosa veramente curiosa, anche se banale. Qua non possiamo accendere nessuna luce, non si potrebbe normalmente nel gioco, ma se io faccio come prima, ovvero possiamo accendere anche questa luce. Io ora non so come sia possibile, cosa si fossero pensati, ma effettivamente non si potrebbe. Ma invece questa luce è stata programmata per accendersi. Quindi con questo secondo debug menu possiamo e come. Quindi è luce fu. Andiamo avanti. Mostrato questo. Dov'è? Dove sta qui su? Ok. Biblioteca. È abbastanza intuitivo quello che voglio fare, ovviamente. Che cosa ve lo sto a dire? Guardate al massimo se non l'avete capito. Ok, che ci arriviamo. Facciamo tutto il necessario. Prendi, aziona la leva. Andiamo avanti, magari. Morto. Che ci schiatta, 2 secondi, bam bam. No, fa ridere perché effettivamente uno ci metterebbe pure tanto a sterminarli. Siete ancora scettici? Avete bisogno di qualche altra prova? Vi faccio vedere le creature più temibili come cadono ai miei piedi con questo trucchetto.
No, ovviamente voi giocatelo normalmente che vi divertite di più, sicuramente. E bentornati. Prendiamo le distanze. Far vedere come ci schiatti anche qui, così. Nonostante bisogna usare un certo metodo per abbatterlo, come potete vedere, questo trucchetto può essere usato benissimo in ogni situazione, in ogni modo, in ogni stage, dove volete voi, con ogni creatura. Altro test. Vai, vai che ci siamo presi bene. Dobbiamo continuare così. E siamo giunti al punto che vi voglio mostrare. Questo schermo non è centrato bene. Allora, andiamo. Diamo, diamo, diamo. Il tempo è tiranno. Ciao, andiamo avanti. Vai, dai, 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 dai. Dai. Adesso ci colpirà perché sono bloccata nel tronco. Ma niente problema, chi se ne frega. Lo aspettiamo. Dai, che ti vogliono vedere tutti. Ti vogliono tutti vedere molto bene come finirai male. Avete qualcosa da aggiungere? Avete qualcosa da dire? Cioè, svanito così nel nulla, una creatura che non si può battere, non ha vita, non... Per chi conosce il gioco, adesso non ve lo sto a dire esattamente nel dettaglio, però questo trucchetto batte qualsiasi creatura, proprio tutti, non fa eccezione. E io trovo che sia una cosa veramente grandissima e curiosissima. Veramente sono orgogliosa di portarvi questo video come esclusiva e spero che lo rimarrà fino ai giorni che, non lo so, per sempre. E altra curiosità che un po' potrebbe anche farvi un certo senso è che tornando qua troviamo la creatura statica. Che non fa assolutamente niente. Però sono sicura che starete pensando: e se l'attacchi perde vita, se ne andrà, la batti, cosa succederà? Io non ve lo dico che cosa succederà, perché sennò è inutile che ve lo sto qua a mostrare. Quindi facciamo un po' di tentativi. Come potete vedere, i proiettili gli esplodono intorno, però non c'è risposta da parte della creatura, non credo neanche che gli stia facendo del danno, onestamente, non c'è risposta, niente, Nisba, anche da qua, no, da qua anzi neanche gli arriva, c'è il muro invisibile, quindi è inutile. Sono uscita fuori dall'inquadratura. Ah, ecco, ecco, ok. Quindi, boh, ditemi voi, è una cosa curiosa ma che assolutamente non fa niente. Beh, semplicemente dopo averla sterminata con quel trucchetto che vi ho fatto vedere, poi se si torna qui c'è il modello 3D statico che non fa niente ed è un po' impressionante. Cioè, un po' di figura la fa. E io volevo assolutamente mostrarvela perché sapete che di tentativi io ne faccio tanti prima di portarvi un video.
E anzi, vi dirò, questo sicuramente non sarà tutto. Io continuerò a sperimentare, a trovare nuove cose e probabilmente vi porterò altri video. Adesso sto provando ad andare dall'altro lato, ma come immaginavo, il ponte non è ancora crollato, quindi non posso andare dall'altra parte per vedere se sta ancora lì, ma secondo me sì. Non vedo perché dovrebbe essere sparito, non penso proprio. Non gli arrivano neanche i colpi. No, mi sa che è inutile. E penso che se facessi anche tutto il gioco fino a far crollare il ponte, penso che non crollerebbe. Penso che proprio ho buggato il gioco, sostanzialmente. Ok, dai, ultima cosa. Tanto per tentarle tutte. Allora, usiamo questo trucchetto anche con Alan Shard nella partita di Aline, in questo livello che ovviamente non si può giocare nella versione normale. Ma che ve lo dico a fare? Se vi siete persi gli scorsi video, andatevi a recuperare. Ecco qua, la barra della vita diventa arancione e sparisce. Grazie a tutti veramente per aver seguito questo video. Io vi lascio a una clip che ha registrato un po' di tempo fa Luca D&G. Mi raccomando, continuate a seguire il video, guardate anche quel pezzo perché è davvero molto interessante. Ciao! Aline? Holy shit.